La fermata a Giardino di Roma della ferrovia Metromare si deve fare e si deve fare entro il 2025. Si sta aprendo infatti un nuovo canale istituzionale che potrebbe sbloccare l'avvio dei lavori. Il 10° municipio ha approvato una mozione presentata da Sinistra Civica Ecologista che impegna il sindaco Gualtieri e il mini sindaco Falconi a velocizzare l'iter per inserirla nell'elenco di opere strategiche per la capitale che il governo intende realizzare per il giubileo. Quello della fermata a Giardino di Roma è un tema fondamentale che i cittadini aspettano da tantissimi anni, hanno già versato gli oneri peraltro che sono vincolati per le opere accessorie di questa stazione che dovrà essere comunque realizzata e volevamo con una mozione come maggioranza appunto certificare l'intenzione di questa amministrazione di procedere in maniera spedita anche grazie all'imminente giubileo che permetterà comunque al sindaco Gualtieri di velocizzare tutta una serie di opere fra cui la stazione Giardino di Roma, di avviare proprio la realizzazione di questa stazione che ricordiamo è contenuta nel piano regolatore e in più nel 2019 è stata inserita nelle opere necessarie per la mobilità sostenibile, quindi a maggior ragione dobbiamo dare un impulso forte perché questo è il momento per partire con la realizzazione, proprio perché il quartiere ce lo chiede, i cittadini ne hanno bisogno, ma non solo Giardino di Roma, perché questa fermata in linea di principio permetterà a tutti noi di poter avere in qualche modo strade più decongestionate, perché se i residenti di Giardino di Roma potranno utilizzare la strada ferrata per raggiungere la città, ovviamente non congestioneranno via Ostiense, via del Mare e Cristoforo Colombo, che tutte le mattine, soprattutto in quel tratto, sappiamo essere fortemente congestionate. Se la fermata Giardino di Roma, che aspettiamo da 25 anni, venisse inclusa tra le opere per il giubileo è questione di 2 anni, no, direi, quindi sicuramente sarebbe l'iter più veloce. Il problema è che non abbiamo ad oggi un atto ufficiale dove è scritto effettivamente che è stata inoltrata da Roma Capitale al governo questa richiesta. Chiedete che venga quindi realizzata in fretta? L'aspettiamo da un quarto di secolo. Qui noi siamo tagliati fuori, cioè ogni famiglia necessita di 2 macchine per potersi spostare. Nuove automobili e quindi il traffico ancora più congestionato. Quindi la fermata assolutamente deve essere realizzata, non si può più andare avanti, siamo stanchi di aspettare.